Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare questo video per farvi vedere questa tecnica che è la Mermoz Nail Art per pitturare le nostre unghie in modo molto semplice utilizzando l'acqua. Adesso io abbasso la telecamera e vi faccio vedere che cosa vi occorre. Tutte cose molto semplici che di solito in casa noi abbiamo. Allora, acetone per le unghie, una ciotola di plastica con dell'acqua, utilizziamo magari una ciotolina che poi non ci serve in cucina, insomma. Degli stuzzicadenti, se avete quelli lunghi anche meglio. Dischetto di cotone, se poi avete dei cotton fioc è meglio ancora, io adesso non ne avevo più, ma per togliere poi le imperfezioni. E smalti del colore che più ci piacciono. Io qui ho dei colori abbastanza classici perché di solito non uso colori troppo sgargianti, ma potete utilizzare qualsiasi colore. Mi raccomando, utilizzate smalti non troppo densi, quelli magari un po' vecchi che tendono a fare grumi perché non vanno bene. Allora, ecco, è dello scotch che serve per proteggere il nostro dito. Ecco, io qua l'ho già messo, vedremo poi perché, per non riempirselo tutto di smalto, insomma, lasciate libera solo l'unghia. Poi comunque con l'acetone si andrà a pulire dove non serve. Le unghie devono essere ovviamente senza smalto. Se volete mettete una base trasparente, io adesso non l'ho messa, ma è sempre meglio metterla. Allora, cominciamo. Io qua, scusate che tolgo un po' di smalto trasparente che c'era prima, non l'avevo visto. Ok, allora, smalto trasparente, 2 o 3 gocce, lo versiamo. Facciamo così, ecco, e vedrete che si crea una patina sul pelo dell'acqua di smalto trasparente, appunto. Ora non si vedrà nulla, ovviamente. Comunque voi a casa riuscirete a vederla. Senza aspettare troppo tempo perché sennò poi si asciuga, cominciamo a versare la prima goccia del nostro colore preferito. Io ne metto due in questo caso perché è molto chiaro questo. E vedrete che appunto lo smalto rimane sul pelo dell'acqua. Proseguite poi con un altro colore. Fate cadere al centro del cerchio che vi si è appena formato. E procedete in questo modo con i colori che volete, sempre versando la goccia di smalto al centro di quella precedente. E vedrete questi cerchietti che piano piano si allargano. Ora io provo questo nero che sicuramente non cadrà perché è secco. Infatti non è molto bello. Vabbè. Ecco, bisogna fare abbastanza velocemente perché se no si asciuga come. Sì, forse l'ho già detto. Andate avanti alternando finché non sarete soddisfatti, insomma, del numero di colori che avete scelto. Ecco, io ho messo quella goccia di smalto nero che non andava bene, infatti mi sta rovinando tutto. Voi non fatelo, utilizzate solo gli smalti che sapete che sono ancora liquidi. Ecco, mi fermo, se no si asciuga tutto. Voi potete andare avanti e formare un cerchio molto più grande. A questo punto, con uno stuzzicadenti sul pelo dell'acqua, quindi attenzione a non andare giù perché sennò si rovina tutto, iniziate a tracciare delle righe partendo dal cerchio più esterno. Non dovete essere precisi ovviamente perché il disegno è molto così decorativo, molto astratto, non dovete fare un disegno perfetto. E ora cerco di togliere questa pallina nera. No, insomma, più o meno.
io ho usato dei colori molto chiari, non so se si riesce a probabilmente no, avrei dovuto usare colori più sgargianti per farvi vedere meglio il risultato. Ecco, a questo punto immergo l'unghia sopra la decorazione, la porto quasi fino in fondo alla ciotolina, con l'altra mano, prendo lo stuzzicadenti e inizio a togliere il resto dello smalto che si è formato sull'acqua. Questo è molto importante, bisogna assolutamente farlo, se no quando tirate sull'unghia vi portate anche tutto il resto attaccato e non è bello. Ecco, guardate bene di togliere tutto, anche quello trasparente. Ecco, per questo gli stecchini lunghi forse sono meglio. Quando siete sicure, tirate su. Come si vede, niente. Forse se stendo la luce questa. Ma insomma, lo smalto è rimasto così come era sul pelo dell'acqua, adesso è applicato sulla nostra unghia. Ora, molto delicatamente, togliamo lo scotch. Delicatamente, per me è una parola che non esiste, delicatezza d'elefante. Ecco. Ora, ovviamente ho smalto dappertutto. Però quello che mi interessa è che sull'unghia sia rimasto. Vorrei che si vedesse un pochettino meglio, ma a quanto pare sul nero. Ecco. A questo punto io con l'acetone vado a togliere lo smalto in eccesso e ripeto lo stesso procedimento, cambiando anche colori, volendo per le altre unghie. Bisogna fare un'unghia alla volta perché altrimenti non viene. Io ho provato a farne due, ma non viene perché comunque rimane tutto attaccato lo smalto che è sull'acqua, per quello poi bisogna toglierlo. Adesso con l'acetone io procederò a pulire il mio dito e metterò una foto. Così forse si vede meglio del risultato. Spero che vi sia stato utile. Eccomi qua. E niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao a tutti.